Amici di Bracciami Ancora, vi rubo 30 secondi per raccontarvi il progetto Bracciami Ancora Assaggia l'Italia, che ci vedrà impegnati da nord a sud, isole comprese. Il nostro obiettivo è quello di raccontare storie, personaggi, ricette, sapori che difficilmente trovate in giro. È un progetto autonomo, completamente autofinanziato, grazie a quello che noi riusciamo a ricavare dai nostri hamburger. Eccoli qua, nel link in descrizione vi do tutte le informazioni sui nostri prodotti. Più ci sostenete, più riusciamo a raccontare l'Italia saporita, quella che ama maledettamente i propri sapori. Qui la tradizione vuole che durante l'accensione dei fuochi tutti quelli che partecipano devono essere pitturati di nero. Vai, lo tuo. A posto. Vado? Sì. Ciao. Ragazzi, io sono pronto per vivere questo weekend in Barbagia, ok? Mi immergerò nelle tradizioni e ci metterò ovviamente la faccia. Amici di Bracciami Ancora, io mi trovo ad Ottana, provincia di Nuoro, sono in Barbagia, in Sardegna. Quello dietro di me è il classico fuoco che viene acceso per festeggiare Sant'Antonio. Com'è la pronuncia oggi? Gazze Savada, sa? Posso? Grazie. Eccolo qua. Com'è la pronuncia, signora, di questa? Se qualcuno non capisce il termine gazza, sa, puoi dire anche zeppole. Possiamo dire anche zeppole, però chiamiamole col nome originale, sì. No? Sei d'accordo? Le nostre sono gazza, sa. Gazza, sa. Sì. Perfetto. Ora me ne mangio una. Praticamente la prende la pasta del pane e ci fa una ciambella, sì. E la mette a friggere. La pasta del pane, no? Lievitata, preparata dal giorno prima. Sì. Ha una lievitazione di 24 ore almeno. Eccola qua, bellissima. Viene cotta solo con olio extravergine d'oliva. Ah, olio extravergine d'oliva, eccola qua. Sì, è buona. Cosa sembra? È croccante, va bene di sale. È croccante, va bene, va sale. Bene di sale. Come aperitivo è perfetto. Vero, okay. Per iniziare, però poi c'è anche il dolce. Anche ottimo. Quelli sono nostri, Bene, grazie. Bene. Buon proseguimento. Ciao. Questo tour in Barbagia inizia bene. Inutile dirvi che è iniziata bene ed è proseguita ancora meglio. Il giorno dopo, infatti, immaginate quando io mi sono svegliato e ho visto un cielo azzurro da far paura. Ho chiesto quindi a due miei amici sardi se potevano accompagnarmi a Orgosolo, che è un altro paesino strepitoso della Barbagia, famoso per tanti motivi e che io non potevo non andare a visitare visto che stavo da quelle parti. Ragazzi, lei è Francesca. A tradimento, ovviamente, questa presentazione. Francesca è la compagna di Marco. Francesca, grazie anzitutto perché mi state facendo da guida turistica. Grazie a te che sei venuta a visitarci. Io sono felicissimo. Dove sta Marco? Sta là dietro. Sta là dietro. È un po' timido, ma adesso nei prossimi minuti, nel prossimo quarto d'ora lo coinvolgiamo. Anche lui a tradimento, ovviamente, ok? Ok, allora, infilaci la testa. Fermo così, manda su, manda, fermo così, aspetta. Chi sei Mauro? Così bello non ti sei mai visto, aspetta un po'. Vediamo se ti sei mai visto così bello, Parlo la monaca di Monza, parlo così. Questo come si chiama questo copricapo? Si chiama Saberrita. Saberrita. Sa è l'articolo, sa la. Lui è Marco, ve lo presento, eccolo qua. Marco è l'altro amico che ci porterà in giro in questi giorni per la Barbagia. Marco, Francesca, scusate, adesso dove andiamo? Mamoiada, direzione Mamoiada. Mi sono tolto lo sfizio di vedere Orgosolo, di fotografare i suoi murales. E torno, adesso diciamo vado via da Orgosolo anche con un cappelletto sardo. Come avete detto che si chiama? Saberrita. No, questo è Zubonette. Zubonette. Come? Zubonette. Francesca mi dona, che dici?
All'ingresso di Mamoiada, proprio come entri, a 50 metri da quel cartello, ho individuato questo fuoco. Ci sono, c'è un profumino, niente male. Allora adesso ci beviamo un sorsetto con loro e facciamo, curiosiamo un po' qua dietro. Raffaele, qui come funziona? Sì. Un bicchierino ogni minuto. Allora, più ne bevi, più siamo contenti. Bevi adesso che te ne devo subito un altro. Dai, riempi, ok, riempi. Dai, butta. No, non si aggiunge mai. Ah, prima, non si aggiunge, te... mai si aggiunge. Ok. Quindi bevi. Lo finisci e poi... Ok, eccolo okay. Qua. Arriva. Buono, eh? Sì, sì, va giù. Questo è vino vecchio, però, Va giù, va giù. Sì, sì, sì. Chi vedete ragazzi, la maschera dei Mamuntones è dietro il fumo che si alza del fuoco di Sant'Antonio. Benvenuti a Mamoiada. No. Stiamo camminando per i vicoli di Mamoiada in attesa che inizi la classica sfilata dei Mamuntones. Lo spirito dei pastori non è una cultura, non è soltanto una cosa che si impara, fa parte della vita quotidiana. Viene dal fumo dei fuochi, dal fumo della gioventù. È una cosa che avverti sentendo il sapore del latte, della carne. Ovviamente è una tendenza naturale che avverti dal profondo del cuore. Inizia il nostro pranzo in attesa della sfilata dei Mamuntones. Olè, pane carasau, come dire di no? Va bene. Questa è lingua? Sì. Bella intrisa nella sua salsetta. Buono, tutto bene. Per rimanere in tema, gnocchetti sardi con sugo di pecora, ha detto. Con sugo di pecora. Amici di Braccio Ancora, pranzo finito, io ho delle tracce di sangue nel mio vino, no, ho delle tracce di vino nel mio sangue e ora andiamo a gustarci la sfilata dei Mamuntones. Francesca, ma che succede adesso qui? Allora, qui stanno facendo la vestizione dei piccoli Mamuntones e dei piccoli Soadores. Ovviamente il paese si è riempito rispetto a qualche ora fa perché attendono tutti l'uscita dei Mamuntones. Occhio! Allora, dopo che i Mamuntones hanno fatto il loro giro intorno al fuoco, passano delle signore e offrono questo pane giallo. Pane chimmele. Come si chiama? Pane chimmele. Sento che c'è dello zafferano. Bravissimo. Fuori programma, grazie. Io no, intinto, figurati. Io ho intinta la burina del tuo Stiamo bicchiere. Stiamo condividendo tutto ormai. Quindi. Ci scaldiamo un po'. Attenzione, attenzione, il bello di girare con la gente del posto. Questo signore qua produce Cannonau. Senti, prima che finisce qua il giro dei Mamuntones, ne porti da te? Assolutamente sì. Bene, perfetto. Sono ragazzi, completa a disposizione. Ho rimediato pure il produttore di Cannonau, ma che volete di più? E così, mentre fuori il sole tramontava e le persone si scaldavano intorno ai vari fuochi accesi tra piazze e piazzette di Mamoiada, io sono andato a trovare Pasquale e sono soprattutto andato ad assaggiare il suo strepitoso Cannonau. Un'annata discreta, quante bottiglie? Un'annata discreta, puoi fare con tutte e due le etichette, puoi fare 5-6 mila bottiglie. Quindi 3.000 di un tipo, 3.000 di un altro, quando ti va di lusso. Esatto.
esatto. Vabbè, sì. Quindi sei di nicchia, no di nicchia, di nicchissima. Sì, 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 esatto. Perché comunque sia, con i numeri così riesci a gestirlo, riesci a gestire, riesci wow, a gestire wow, tutto. Wow, sono proprio curioso, vai, vai, vai. Questo qua. Considera che stiamo andando bene, un Daledda del 2016. Ok. Quindi c'ha circa 3 anni dalla vendemmia. Quanti gradi sono questo? Qua viaggiamo intorno ai 14 e mezzo. 14 e mezzo. Mi sono rivestito perché fuori fa veramente freddo. Adesso no. Pasquale, Marco e Francesca mi portano a mangiare intorno ai fuochi, quindi mammogliata. E che prevede il menù della serata? Salsiccia arrosto, formaggio arrosto, pane lento e patate alla brace. E noi non ci tireremo indietro, andiamo. E vino cannonau. Scusa, ma che stanno facendo, signori? Adesso qua ti ricordi è il fuoco dove hanno ballato i Mammutones prima, sì. La prima esibizione. Sì. Adesso stanno togliendo le patate dalla brace, sì. Perché sono cotte. E poi dopo le sbucciamo e ce le mangiamo. Le ritrovate tutte? Mi sembra di sì. Che abbiamo qui? Non so se questo può essere inerente a quello che ho fatto di solito. E poi potrà il servizio. Riuscirà a uscire. Non lo so se ti conviene. Beh, non lo so adesso. Il granzello ormai è fatto. Che meraviglia, aspetta un attimo. Grande, direi che è pronta. No, permesso, permesso. Eccola. C'è la salsiccia, grande. Giova. Permesso? Allora, qui togli quella per le prime. No, fai così. Mettilo di lungo, lo spiedo, riprende tutte e tre. Ragazzi, è arrivata la salsiccia. No, lascialo fermo. Vai. Tagliala a metà, fammi vedere un attimo una cosa. Questo sul pannello intrusciuta l'avevo fatto. No, la gente gli estene. Bisogna essere celiaco. Mettilo un po' nel pane adesso, dai. Ponne su pane, uomo. Allora ma te ne tengo, vai, taglia. Lo tengo io, vai, taglia, taglia. Vai così. Ok, controlla queste se sono cotte. No, vanno bene, vai. Luca, usa. No, no, anche il suo. No, lo sa bene. Sono riuscito a prendere un pezzetto di salsiccetta. Questa, ragazzi, c'ha tutto il sapore della Barbagia. Si vede che è decisamente artigianale. Olga! Alla base va bene, Antonio, va bene, oh! Pasquale io, Olga! Allora, vai. E carote. Trippa con ceci e carote. Trippa con ceci e carote, ragazzi. Bene, bene. Ve la dai a mamma. Mantieni il prato. Fantastico. Via. Sì, meglio. Ok, grazie. Sì. Fa un freddo cane, chiama Mogliata. È arrivata adesso la trippa con le carote, eccola qua. Io mi sono un attimo allontanato dal fuoco dove tutta la gente sta intorno per assaggiarla insieme a voi. Sto vivendo delle ore, dei momenti magici, strepitosi qui in Barbagia. Queste persone sono strepitose, sono di un'ospitalità unica. Buonissima, esperienza fantastica. Un abbraccio e che la brace sia con voi e venite a trovare questa terra pazzesca. Venitela a visitare, venite ad assaggiare questi sapori perché meritano. Amo.